Ciao a tutti ragazzi, sono Maruccio, oggi siamo qui su FIFA 20. Oggi, signori, ci arriveranno dei giocatori fenomenali. E anche vendere giocatori fenomenali, tipo Verdi, vabbè. Questi giocatori sono Sancho e Havertz, due giovani. Havertz è pure salito 85, e pure Sancho, quindi mamma mia. Cioè, così se li alleno arrivano a 90 a 19 anni e a 20 anni. Vabbè, la prossima partita è contro l'Udinese, ovviamente facciamo sempre gli stessi allenamenti. Meret poteva salire, salirà forse nel prossimo allenamento. La volta scorsa abbiamo giocato contro il Sassuolo, purtroppo abbiamo perso 3-2. Il Liverpool abbiamo pareggiato, il Bologna che abbiamo simulato ma abbiamo vinto, il Genoa che abbiamo simulato ma abbiamo vinto, il Milan che abbiamo vinto, e anche la squadra di Champions League che abbiamo simulato abbiamo vinto. Nel video scorso abbiamo giocato le solite tre partite, cioè Milan, Liverpool e Sassuolo, e poi abbiamo simulato anche tre partite, quindi forse ho fatto un po' troppo, però volevo arrivare al campionato, cioè volevo arrivare, cioè no, al campionato già ci siamo, al calciomercato, perché dopo questa partita andremo contro il Parma, vabbè, ovviamente, però c'è il calciomercato e quindi avremo dei giocatori veramente potenti. In questo video andiamo a giocare contro l'Udinese, l'Inter e la Lazio, due partite molto potenti, quindi in effetti andremo a giocare contro il Parma, simuleremo, sperando di vincere, perché il Parma sta facendo una bella scalata. Allora, su FIFA non so a che posto è, ma nella realtà sta facendo abbastanza bene. Vediamo, il Parma in questo momento è al 14° posto, ma sul campionato vero non mi ricordo a che posto è, ma ha iniziato veramente bene. Questo prestito lo do, tanto i giocatori giovani, ma che hanno 60 di over, non li posso dare tranquillamente, perché comunque non è che salgono di troppo. Ok, allora non farò la conferenza stampa, mettiamo la prima squadra che faremo turnover contro il Parma, perché in effetti non faccio nemmeno dei cambi, perché contro il Sassuolo l'abbiamo fatti e abbiamo perso, quindi non facciamo dei cambi. Queste qui sono le formazioni, queste qui sono le divise, e noi ci vediamo in campo. Ok ragazzi, la squadra stanno per entrare in campo. Inquadrato credo De Paul. E inizia adesso Udinese Napoli. Non ci siamo noi e perdiamo anche palla da Nitroschi, fermatelo. Fermata! Gol di Nitroschi. Gol di Nitroschi. Siamo sotto già di uno. Rendo Mertens, non lo cerco perché ha retato, cioè uno ha messo che calcio alto, non ci credo. Dai, hai calciato col sinistro, abbiamo fatto tutto bene. Ci sei arrivato? Perché? No, raga, no, se prendiamo col mi arrabbio, Allora, marchiamo, facciamo uscire. No, no, raga, c'era il difensore davanti. C'era il difensore davanti. Com'è possibile? Guarda, guarda! C'era il difensore davanti! Il pallone non c'era, perché? No, no, raga, ma prendiamo pure un altro gol, mi arrabbio, Cioè, 3-0 non lo recuperiamo mai. Fuori. Il fatto che, cioè, questa è solo la partita contro l'Udinese, pensate se gioco contro l'Inter e la Lazio, cioè io non lo so. Mi sa che dobbiamo ritornare a esperto, perché qua
Non vinceremo manco una partita. Madò. Dai, che questo è un bel cross. Dai, Ames, ci puoi arrivare. Pallone prolungato. Mertens no, però c'è ancora Manolas. Che giri per Ames. Dai, Ames. Ti giri sinistro di Ames centrale. Dai, Ames. Vai, ho calciato papà a giro. Stavi sul tuo di piede. Stavi sul tuo piede. Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Bello il pallone arretrato. Dai, José. Dai, José. Dai, José. Sfondalo. Rigore. Rigore, rigore, rigore. Ha dato il rigore. Ha dato il rigore. Ma chi lo batte? Vediamo un po'. Ha dato il rigore. Chi lo batte? Insigne. Buttiamolo nell'angolo. Di potenza. Dai, Insigne. Cosa? Come? Perché io... No, raga, io ho mirato bene. Dai, ha messo a sinistro. Non è possibile. Che c'è, ha calciato di sinistro. Ha calciato così piano. Averso prenderà subito il suo posto, eh. Ha messo passa in secondo. Tanto è comunque un 85, Averso. Secondo. Bella. Fabio Rucci, ci arrivi. Ci arrivavi, ci arrivavi. Non è possibile. Mo sei uscito troppo bene. Rigo, che è successo? Perché fallo? Perché? Era fuori gioco. Vabbè, forse era fuori gioco. Vabbè, finisce qui il primo tempo. Dai, però, raga. Facciamo dei cambi. Tolgo. Facciamo così. Proviamo a mettere il toro. Il nostro capocannoniere, proviamo a mettere. Vai, dai. Iniziamo. Andiamo. Siamo sia a pari punti. Mertens. Vedi Musso cosa prende? Dai Koulibaly. Dai che ci siamo ancora noi. Ma cosa dai? Cosa ha preso? Cosa sta prendendo? Dai. Ci siamo ancora noi. Dai Insigne. Tieni. Va bene. Nostra, nostra, nostra. Con calma, con calma. Ok. Lozano. Gira. Allan. Mertens, Allan, Martinez, vedi lo scatto di Mertens. Dai, dai, mal qui, dai, mal qui. Gira per Martinez, dai, Martinez, dai, Martinez. Bella per Mertens, gira per Fabian Ruiz, che può calciare e segnare. Prendi il pallone, perché non prendi? Prendi il pallone. Va bene, dai, continuiamo, continuiamo. Dai, 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 muovetevi. Dai, sinistro di Fabian Ruiz, gol, va bene. Attacco totale, raga, attacco totale. Secondo palo, ci arriviamo noi, dai, dai, Koulibaly. Dai, non è possibile, però, c'è Koulibaly che te... No, no, raga, c'è, vabbè, con quale potenza di Koulibaly? C'è la potenza di una molecola. Oh, ma prendiamo pure un altro gol. Bravo. Cosa, rigore? Preso la palla! No, raga, no. Guarda, guarda, no, guardate. Prende la palla e poi cade. Ma dove butto? Butto di là. Vabbè, tanto. Io il rigore l'ho tirato identico per Insigne la tira fuori. E Pussetto in porta. Cioè, non lo so. Ho preso la palla. Vabbè, peggio di una lumaca. Ah, devo abbassare la difficoltà. No, non voglio fare l'intervista. Vabbè. A sto punto facciamola, che ti devo dire. Vabbè. Grazie per averci concesso alcuni minuti per Sì, rispondere alle nostre ok. domande. Allora. Mi è piaciuto Mertens. Beh, dai, Mertens, a parte l'errore del destro, ha giocato bene. E se sconfitta potrebbe intaccare il basso lavorare, può darsi. Come mai avete optato per uno stile di gioco più aggressivo? Sono d'accordo e ci impegneremo a cambiare. Ci siamo fatti prendere la mano, abbiamo vinto o no? Abbiamo vinto? No. Non lo so, non ho Lasciamo capito. andare il mio. Non ho capito.
Elmas sale che stava a 84 miliardi di anni indietro e Meretto non sale che sta a un pizzico dal salire. No, non mi interessa. Ok, dai. Ora ci vuole quel bel pezzo di anni per fare. Dai, muoviti, dai, su, forza, dai, muoviti. Vedi, la Juve ha vinto. Vabbè. Ok, vediamo un po' i nostri giocatori. Sempre se ci sono. E ci sono, eccoli qui, dai. Ok, allora togliamo James e ci mettiamo Havertz. Però toglierei lui. Ok, mettiamoci Havertz, toglierei Caicedo e ci mettiamo Sancho. Poi James lo metto in seconda squadra e in seconda squadra si alternano Lozano e Caicedo. James, no, non Sancho. Vabbè, facciamo così, così, ok, a prendere Ames e togliamo Sancho, perfetto. E si alternano Caglie con e dove cacchio è Caglie con, ecco qui, al posto di Insigne, perfetto, ok, la prossima partita andrò a giocare la seconda. No, la seconda ho detto allora. La seconda, ok, perfetto. E un attimo, dai, 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 dai. 2-0. Buona così, buon, 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 buon. Ok, 2-0. Allora, vediamo la Juve. Vabbè, la Juve avrà vinto. La Juve ha pareggiato, com'è possibile questa cosa? Ho 27 milioni di budget, offerta per la Norvegia. Allora, con 27 milioni di budget devo ancora capire quanto overall è Finicius. No, fai schifo, fate schifo. No, dai. Però è stato il Cebrante che vuole 55 milioni. Dai, però. Finicius se lo sono accattati i tipi. Vaffancina. Dai però. Impostazioni. Esperto. Allora un taglio che ho messo esperto. Vediamo incarichi. Magari c'è il Barcellona. No, l'Atalanta no. Il Barcellona ovviamente non accetto. Eppure il Real Madrid. Cioè mi chiedono il Barcellona e il Real. Ovviamente non accetto, anche se sarebbe una buona cosa accettare. Perché ho appena acquistato Sancho e Havertz, le vorrei provare. Non è solo per quello, perché questo Napoli lo voglio tenere fino alla fine. Poi magari ci faccio una carriera a parte con il trasferimento del Real Madrid di Koulibaly. Assolutamente no. Pensando un po', allora. Ci penso. Anche se non lo faccio giocare, solo per farlo sentire felice. Ok, allungo anche qui. Zielinski, vabbè. Che bella maglia, quindi metto proprio la prima. Ok, ragazzi, vabbè, queste sono sempre la stessa cosa, sempre queste sono le divise, queste sono formazioni, anche se vedete tutto nero. E noi ci vediamo in campo. Ok, ragazzi, inquadrato Manolas, che stava parlando con qualcuno, e inizia adesso Napoli Inter per provare anche Havertz e Sancho. Havertz che subito era da Sancho, si riesce a girare pure bene. Dai Sancho, dai Sancho, dai Sancho, fino in fondo si gira mezza per Mertens, subito Sancho, Havertz e Mertens, subito così. Guardate, Sancho è una bestia umana, Havertz, bellissimo passaggio per Sancho che va in dribbling ad Mertens filtrante davanti alla porta. Da lì non può sbagliare. Però dobbiamo stare attenti pure all'Inter con Vitolo che la mette sul secondo per. Non lo so, attenzione! Ok. Mac. Stavo scherzando ovviamente. Domenica.
Ma perché devo pensare al futuro? Cioè, non lo so, no, raga, cioè, ho qualcosa che non va. Perché io devo pensare a qualcos'altro e non alla partita? Perché? Allora, raga, nei commenti ditemi, pensa alla partita, non ai... Tutti scrivete hashtag pensa ai... alla partita e non a... al futuro. Pensa a qualcos'altro, eh. Dai, Sancho, ci vorrei provare. Lo fa! Secondo me Sancho ha una bella botta, eh. 93, mi sembra, o 91, 92. Sono degli ottimi giocatori e io non faccio niente senza Malqui. Stavo scherzando. Cioè, stavo facendo tutto con Malqui e non c'era Sancho. Vabbè. Ok, dai. Vabbè, Royce. Gira bene per Havertz. Bello il passaggio per Allan. Che calcia! No, Allan. Beltay non è male come tiro, perché per un centrocampista non è male. Doveva angolarla forse un po' di più al lato e faceva, cioè no, al lato, al palo. E se prendeva il palo poteva essere un rimpallo favorevole per noi, ma se prendeva palo gol era ancora meglio, sicuramente. Meretto e poi la spazza nel qui. Martin. Bello il pallone, Fabian Ruiz, destro murato, però c'è Havertz, che schifo che fai, no, che fai, che tira di schifo. Beh, che brutto tiro, non che tiro di schifo, non fa schifo Havertz, è un bravo giocatore. Vabbè, sarà la sua prima partita con questa maglia, quindi deve prendere ancora tutta l'intesa necessaria a far gol. Oppure la pressione, qualcosa, boh, non lo so. No, no, ok. Ok, ragazzi, non ho fatto dei cambi, quindi ho tagliato. E si riparte da adesso tra Napoli e Inter. Barella gira bene, cazzo. Dai, dai, ce l'abbiamo noi. Fabian Ruiz. Fermo, piatelo, piatelo, piatelo. Piatelo. Fabian Ruiz, bello il giro per Havertz. Mertens. Ancora Havertz, Mertens per Havertz, ancora Mertens per Allan, che puoi girare, potevi girare benissimo. Rischio, però. No, no, di nuovo, non di nuovo Meret. C'è Lukaku in mezzo. No, di nuovo Meret. Per chi non avesse visto lo scorso video, praticamente, no, gli scorsi video, praticamente Meret si mette a fare 47-50 mila passi prima di passare il pallone. E quindi l'attaccante capisce e prende il pallone davanti alla porta, ma ci siamo ancora noi con Sancho! Sancho! Proprio lui! Sancho! Sancho la riapre. C'è la pareggio. Proprio Sancho. Proprio lui che credo che sia il più veloce di oggi. Insigne non ha fatto niente. No, l'intervista non la faccio. Dai però, raga, non avete fatto niente. 62 milioni dal Bayern Monaco. Allora, io tratto e gli chiedo 62 milioni 5, preciso. Quella là. Se non ha, io non scendo però. Vabbè, se arriva a 60 milioni non è che mi dà fastidio, però. Possiamo chiedere 62 milioni e 5, io la faccio. Vediamo quanto dice. Che dice? 54 milioni. Controfferta, rinegozia. 60 milioni, non scendo di 60 milioni. Se no non te lo do. Accettato. Accettato, poi dobbiamo vedere anche il trattamento. Se accetteranno. Ma questo è tutto in un prossimo episodio, perché oggi, cioè adesso dobbiamo giocare la partita contro la Lazio. E questa dobbiamo vincere, perché vediamo un attimo il campionato. La Juve è sotto di 1. Su questa partita può pareggiarmi i conti e tranquillamente
vincere poi il campionato. Perché noi siamo contro la Fiorentina, contro lo vabbè, la Stabia, questo vabbè. Siamo contro la Fiorentina e poi la Juve. Poi siamo contro il Real Madrid in Champions, ma no. Quella sarà una grande partita, però adesso è complicato. Dobbiamo per forza vincere. Perché se la Juve vince e noi perdiamo, arriviamo agli stessi punti. E stare 3 punti sopra è sempre comodo. Ma io la faccio verde perché non so se celeste o qualcos'altro. Perché comunque lei la bianca celeste. Vabbè. Quindi, vabbè. Cerchiamo di vincere questa partita. E noi come sempre ci vediamo in campo. Ok ragazzi, il quale stanno per entrare in campo, inquadrato, non lo so, perché è complicato fare le skin su, cioè i giocatori su FIFA. Vabbè, inizia adesso, Lazio, Napoli, recuperare. È vero, non ci ho pensato, potremmo comprarci Milinkovic-Savic, cattivo 24 anni ed è uno... Allora, no, raga, però io ho un vizio che non si deve togliere, eh. Cioè, io penso... Alla, vedi lo Sancho, dai Sancho, dai Sancho. Fino in fondo, gira, va bene per Havertz. Che vede Fabian Ruiz, lo scatto di Dries Mertens. Mi sono fermato perché volevo caricare il destro a giro potente. E ce l'abbiamo fatta, guardate, mi sono fermato e poi destro a giro. Questo mi ricorda il gol che abbiamo fatto contro il Liverpool. Abbiamo fatto identico. Tranne che al posto di Fabian Ruiz ci doveva essere James. Però non sta giocando. Arretriamola. Per Koulibaly. Puoi girare per Koulam. Dai Koulam che ci arrivi. Girala. Ancora. Mertens. Girala. Aversa. Giro. Perché così? Perché così? Calciala bene. C'è l'unica cosa che dovevi fare. Calciare bene sul palo. Capito che la era più difficile, ma nostra. Vabbè, è finito il primo tempo. 1-0 per noi, potevamo fare il 2, ma non è andata bene questa azione. Non faccio dei cambi. Ok, si riparte adesso tra Lazio e Napoli. Ruiz, bella la girata per Aversa, come vede Allan. La deviazione, però c'è Mertens. Mertens, te la allunghi. Calcia Mertens, stracoscia, cosa ha preso? Abbiamo recuperato un ottimo pallone con Mertens. Iniziano l'attacco e poi Koulibaly, no, Koulibaly. Koulibaly. Ah, chi del fallo forse. Forse è stata spinta. Testa e non l'ho comprato. Ci dobbiamo pensare a un altro terzino. Vabbè, gol fuori gioco, lo so, però vabbè. Devo comprarmi allora un altro terzino. Che sale anche, però vabbè. Ne cerchiamo altri. Aversa Mertens, cosa mi hai sbagliato da lì? Mi sto arrabbiando, Mertens. Mi stanchissimo, Sancho. Però devi giocare bene. Devi giocare bene. Che se facciamo 2 abbiamo chiuso la partita perché qui non può recuperare. E lo fa. Dries Mertens. 2-0. Solo Mertens segna. Sa segnare solo Mertens. Doppietta per lui. Bene, così togliamo Insigne. Ci mettiamo Lozano che... È un po' stanco Insigne, molto stanco. E Allan l'ha venduto. Stracoscia nega il doppio vantaggio. Ma noi stavamo già vincendo 2-0. Vabbè. Quella parata l'ha fatto su Allan nel 2-0. Vabbè, però. Ho bisogno di giocare più spesso. Ok. Allan non se n'è ancora andato. Vediamo i messaggi, allora certo giocatore. Allora, il tuo passo squadra non è a rischio, il tuo passo squadra non è a rischio. E ho ritirato l'offerta per Mertens. Quella di Allan è ancora fresca, vediamo se l'ha venduto perché non la gioco con la partita contro la Stabia, non vi preoccupate. Vediamo un po', venduto.
non l'ha venduto. Questo sarà tutto nel prossimo episodio. Mi voglio mettere però un giocatore sul mercato. Aspetta, mi... anni ed è un 86. 24 anni e un 86 è molto buono, è molto buono. Quindi c'è un Milinkovic Savic che è buono. Poi e sarà il centrocampista che sostituirà Allan, se quando lo venderò, se lo venderò, se riuscirò a venderlo. E niente, in questo video abbiamo giocato 3 partite, no, come al solito. Ne abbiamo persa una 4-1, tanto, poi ne abbiamo vinta una e pareggiata un'altra, poi abbiamo vinto quella col Parma, vabbè. Che dire, questo video può finire qua, iscrivetevi al canale, lasciate like e ciao!